non sono così poesie scritte nel passatempo. Certamente non è tanto tempo che Cesare Pavese, addirittura data l'età, e trascinato quasi al microfono, aveva spiegato un pochino l'origine del premio, che non era nato per professionisti come è diventato adesso. Infatti, diciamo, la sezione vinta da questa povera poesia che si chiama Equatore è la sezione riservata ai medici, per cui saremmo stati anche abbastanza pochi, però era nato come premio per i medici, perché e sono le parole di questo vecchio amico di Pavese, in cui diceva siamo talmente a contatto con gli eventi drammatici della vita, con le nascite, con le morti, con il dolore, a volte anche con la gioia della guarigione, da cui nascono emozioni forti, sia nel dolore e sia nella gioia. E a volte le poesie e anche gli altri scritti nascono proprio da queste situazioni. Un angelo nuovo cammina sul limite rosso della fine del giorno, verso l'albero di mezzanotte, a raccogliere le particelle d'anima sparse dell'uomo con l'uomo. Un'origine ben precisa, ma sembra quella più probabile, o perlomeno quella che mi piace di più, e che derivi dal portoghese arcaico, ecumador, che poi contratto diventa Ecuador, che vuol dire è con dolore. Perché con dolore è una linea di separazione apparentemente simbolica e tracciata sul planisfero, ma è una linea di separazione, di frontiera, di divisione, che divide il mondo in sud e nord. Se pensate, è questa ferita che ha attraversato il mondo ed è il viaggio degli schiavi. Una notte ferma, il silenzio denso, luna azzurra, luna orizzontale, luna dell'equatore, luna di sangue, luna di latta, luce bianca. Uomini come formiche si muovono su un sentiero senza sogni, sotto un cielo non loro.